Quello è un altro discorso. Allora, abbiamo in collegamento una persona protagonista di un caso poco considerato nei giorni scorsi, ma che secondo me ha una sua rilevanza, che è simile al caso del bed and breakfast della Cuneese e di cui abbiamo parlato ieri, dove la proprietaria di questo bed and breakfast, il gestore di questo bed and breakfast, ha rifiutato una coppia gay che voleva andare ospite, perché dice che non vuole quel tipo di turismo, che poi sceglie lei alla fine, che eccetera eccetera. Insomma, non ha voluto una coppia gay in un bed and breakfast. Questo signore che abbiamo collegato si chiama invece Alessandro Manfredini e saluto, buonasera. Buonasera Manfredini. Buonasera Cruciani. Eccoci qui. Eccoci. Buonasera Parenzo. Allora, modenese, piuttosto conosciuto a Modena, mi dicono, che si fa chiamare Giambo. Perché ti chiamano Giambo? Giumbo. Perché ti chiamano Giumbo, Alessandro? Ma perché sono sempre stato il più alto della compagnia. Diciamo, sono 1,90 m, lo sai, in quel periodo negli anni 70 c'erano i primi Boeing 747, allora da lì Giumbo, perché sono il più grande. No, pensavo che avesse qualche attinenza col fatto che sei gay. No, nulla del genere. Allora Manfredini, che è successo? Nelle settimane scorse ha fatto una, sta cercando casa insieme al suo compagno, se non sbaglio, correggimi se sbaglio. Si è rivolta a un'agenzia. Questa agenzia a un certo punto gli ha fatto sapere che la proprietaria della casa che lui aveva individuato non li voleva in quanto omosessuali, perché voleva una famiglia diversa, tradizionale. E tra l'altro questo di omofobia pazzesca. Allora calma con l'omofobia, la discussione è proprio questa. C'è il diritto da parte. Ma non c'è nessuna discussione. Perché devi fare delle discussioni? Perché devi riempire ore e ore di trasmissione con delle stronzate. Non ci sarebbe nessuna discussione da fare. C'è da dire, è una vergogna. Ringraziare questo qui, chiudere la trasmissione, andare a mangiare con un bel vinellino bianco, bianco e un pesciolino. Non c'è nessuna discussione da fare. Vergogna assoluta, uno schifo. Se uno non affitta a uno e gli chiede addirittura cosa va, è uno schifo. Salutiamo l'ospite, grazie, ci vediamo domani, arrivederci. Ti ho finito la trasmissione, non c'è grande discussione da fare. Che discussioni vuoi fare? Poi senti lui, la gente chiama, dice no, ma basta, io i froci non li voglio. Infatti, e tu dirai, allora, viva, si può dire froci? Io dirò, ma no, che vergogna. Poi interverrà Vannacci che dirà, ma come, ma non si può dire froccio? Tu stai zitto, è stato appena stato eletto al Parlamento proprio perché hai detto froccio, quindi non rompere i coglioni, generale. Peraltro non lo dice così sta trasmissione, te l'ho già scritto la trasmissione. Allora Alessandro, conosci la zanzara, per cui sai che Parenzo è fatto in un certo modo. Però la questione è la trasmissione. La questione è molto semplice. Ha il diritto questa famiglia di fai rispondere a lui, dirà di no. Ti ho risposto già io, chi se ne frega? No. Allora, dimmi, Alessandro. Parto da una cosa molto semplice. Stiamo vivendo un periodo dove alcuni ismi sono rinati, ovvero non c'è più c'è il fascismo, ma c'è anche il vannaccismo, ovvero l'uscire da uno stato mentale di coerente con la comunità nella quale tu vivi per usare questi metodi, che sono metodi discriminanti, non solo nei confronti dei gay, ma delle persone di una certa etnia, di una certa religione, di un certo ceto sociale, per fare in modo che le cose Non mi risulta, al di là dei casi personali, io voglio precisare quello che penso. Io se io dovessi affittare una casa a qualcuno, a me non me ne fregherebbe, lo sai perché mi conosci da quello che dico, non me ne fregherebbe nulla di a chi affitto, possono essere gay, non gay, non mi interessa sapere nemmeno che cosa pensano queste persone. Affitterei una casa pure ad Adolf Hitler, non me ne frega. Però siccome non sono tutti come me, se una persona ha una sua casa e scopre, non so in che modo abbia scoperto il fatto che tu sei gay. Allora ti spiego, io sono una persona sincera. Sì. Dico le cose come stanno, ovvero sono questo, faccio questo, guadagno questo è il mio compagno, fa questo ed è questo. Perciò non mi nascondo. Cioè all'agenzia hai comunicato che sei omosessuale, questo è il punto? All'agenzia che avevo un compagno. Che avevi un compagno e l'agenzia lo ha comunicato ai padroni di casa. Perché l'ha comunicato ai padroni di casa? Scusami, perché? Non c'era bisogno. Per dire che erano in due, forse. Sì, sì, ma che eravamo in due, che eravamo due uomini che in tutti i modi eravamo...
famiglia, anche per questa me, roba qui, famiglia, certo, anche per me è una famiglia, la tua è una famiglia, e sia chiara una cosa, la tua per me è una famiglia esattamente come la mia, quella di Parenzo e altre famiglie, per cui sgomberiamo il campo da questa cosa qua, per me tu sei hai una famiglia insieme al tuo compagno, dopodiché questi qua, saputo, secondo me non c'era bisogno di comunicare che tu e il tuo compagno eravate una famiglia da parte dell'agenzia, ma lasciamo perdere questo, una volta che l'hanno comunicato ai proprietari di casa, perché questi qua non hanno il diritto di dire io questi non li voglio, cioè discriminazione assurda. Scusami, però aspetta un attimo, il diritto poteva nascere anche da una scusa, ovvero noi abbiamo un cane, no? Perciò che è anche discriminante, anche quello se ci pensi, è vero? Sì, hai un cane, sì, e sì, mi dici però mi dici non voglio perché mi rovina la casa. Ma questo c'hanno ragione, però chi dice così c'ha ragione, però se uno può anche non volere un cane in casa, scusami, abbi pazienza, però non è che se io non voglio un cane a casa mia che mi può distruggere la casa, non voglio affittare a gente con un cane, scusami, però sì, scusami, però abbi pazienza per il cane. Allora scusami una cosa, però Giuseppe, dimmi. Giuseppe, scusami una cosa, però ti sembra normale discriminare? Cioè, voglio dire, i parametri devono essere dei valori molto pari per tutti, ovvero riesco a pagare un affitto? Riesco ad avere la possibilità. Questo è il parametro. Ma assolutamente, non assolutamente. Sono omosessuale, allora perché non li hai denunciati? Perché non li hai denunciati? Non li ho denunciati per un semplice motivo, perché trovo che sia inutile fare, oltre il fatto che sto facendo alcuni tipi di azioni per capire precisamente chi sono i proprietari, perché ho anche dei sospetti su una determinata cosa. Nel caso che succeda, in tutti i modi, l'eventuale danno economico che può essere di fatto, che può uscire, lo potresti le case arcobaleno. Le case arcobaleno. Tu potresti denunciarli questi qua alla fine? Beh, deve denunciare, secondo me. Potresti denunciare per quale reato? Quale reato? Scherzi a parte. Discriminazione. Non so se, è ovvio. Non so se la Costituzione, c'è un articolo nella Costituzione, sia quella europea che quella italiana, sulla discriminazione. Tu scherzi, ma vorrei certo che lo leggessi. No, ma è un reato. No, ma io guarda, posso dirti, certo, Alessandro, se tu hai avuto dei problemi, ma tu non puoi dire, ma non tutto si riduce a reato. Non tutto è un reato. È una discriminazione. Se avessero detto non lo affitto agli ebrei, avremmo fatto un casino pazzesco. Ma ovviamente, ma assolutamente. Oppure non affitto ai negri, ma avremmo fatto un casino pazzesco. Invece qui stiamo qui, stai qua a discutere. Ma come? Ma c'è il diritto? Ma che diritto c'è? Ma Alessandro, e chiedi che cosa fa uno sotto le coperte? Se quello porta una dichiarazione dei redditi in cui è in grado di pagare la casa, questo è legittimo, certo, che un proprietario di casa dica scusami, quanto guadagni? Guadagno questo, quanti siete? Però siamo in due, perché se tu affitti per uno e poi ti trovi cinque persone dentro, anche questo è sbagliato. Lui in sua onestà dice, sono qui con il mio compagno, si chiama Marco. Ah, come Marco? Allora non ti affitto niente. Questo diventa un reato gravissimo. Però scusami Alessandro, peraltro, perché l'agenzia che ti doveva affittare casa non ha rotto i rapporti con questo proprietario? Perché allora, guarda, io il giorno dopo un po' così per avvalorare, è uscita sulla Gazzetta di Modena, grazie a questa mia amica. Sì, ho visto tutto. Benissimo. E io non pensavo di essere andato in prima pagina, no? Sì. E mi è arrivato alle 7 le prime schermate della pagina. Allora ho portato il quotidiano all'agenzia. Sì. Dicendo guardate cosa avete combinato. E loro continuano a sostenere che quello che dice il proprietario è per loro sacro, quindi per loro non esiste un valore etico nelle cose. Ho capito. Esiste solo il fatto che se una persona dice guarda, non voglio una persona di colore, molto non voglio un ebreo, non voglio un musulmano, non voglio un gay, loro si attengono alle regole. Comunque loro avrebbero detto, il proprietario avrebbe detto vuole una famiglia, cioè questo secondo l'agenzia, sì. Cosa intende per famiglia, la domanda dell'agenzia, e questa signora... No, io l'ho domandata. Un uomo, una donna, un figlio. È un figlio. E poi lui avrebbe risposto quello dell'agenzia con welcome to this fucking fascist world. Vabbè. Però, no, questo sono io. Però scusami, che c'entra? Allora io a questo punto che voglio sapere il nome e cognome. Però che c'entra il fascismo e il cognome? Aspetta, Giuseppe. Cioè, il fascismo e Bannacci non c'entrano niente. Questo è semplicemente un coglione. No, la proprietà è un coglione. Non è vero. No, questo è frutto, Giuseppe, di un clima. Assolutamente. Ma che clima? Ma non diciamo stronzate. Assolutamente così. La gente si sente, avendo eletto Bannacci al Parlamento, la gente si sente autorizzata a fare ste stronzate. Ma non è vero, dai, è sempre successo.
ti seguo, sì, ti seguo anche molto spesso su Rate che tira e no, scusami, molto... grazie, scusami Alessandro, grazie. Scusami un attimo, ma come fai a dire, però, siccome queste cose sono sempre successe prima e dopo Vannacci, prima e dopo la Meloni, eccetera, che c'entra il clima? Sono sempre successe. No, è un clima. Allora, io abito in una città, Modena, che come voi ben sapete è una città estremamente democratica, estremamente anche quelle gestite dalla destra sono democratiche, non è che fanno la caccia ai gay o la caccia ai neri in quelle gestite dalla destra, non è che in Lombardia dove io alla regione ma come va? Ma lo so, io vivo in Lombardia da 25 anni amministrata quasi sempre dal centrodestra. Senti, Milano è la città più gay d'Italia, se non affittassero ai gay sarebbe la rovina per quella città. Assolutamente. Allora? Bene, allora, ma anche Albertini è stato sindaco di centrodestra, non è che all'epoca davano la caccia ai gay o non affittavano ai gay? Alessandro, dai, su, intendiamoci bene, non c'entra nulla destra però, e sinistra. Allora, questa retorica è un po' qualunquista, porta sempre allo stesso punto, ovvero esiste una discriminazione. Questa discriminazione prima era molto più sottile, adesso è molto più evidente, per un motivo molto semplice. Ripeto, questo tipo di clima, le 500.000 passa persone che votano un generale come Vannacci, che va all'Europarlamento e oltretutto è anche imbarazzata la Le Pen. Questo però che c'entra questo col fatto che ci sia un proprietario? A un livello di trogloditismo e di medioevo mentale pazzesco. Ma non è vero, allora, fermo un attimo 30 secondi e poi torno su questo, perché la tua riflessione, cioè tu dici che Vannacci indirettamente ha armato i proprietari di casa che non te l'hanno affittata, ma ti rendi conto? Ma Parenzo è anche d'accordo, siamo all'incredibile qui. Sono assolutamente d'accordo, signor, perché chi ha letto Giuseppe, il mondo al contrario del generale, condivide quella visione del mondo. Tu conosci un signore che si chiama Marshall McLuhan? Sì, ho capito. Fermo un attimo, non complichiamo troppo la via, quello che stiamo dicendo, se no altrimenti la gente si perde. Fermo un attimo 30 secondi e poi torno con te, Alessandro, fermo. Alessandro Manfredini è stato protagonista di quella che evidentemente è una discriminazione, non c'è dubbio, il fatto, poi non so se si possa andare in tribunale, io eviterei sempre i tribunali, eccetera. La cosa migliore in questi casi sarebbe fare nome diciamo e cognome, come dice Parenzo. Aspetta, fermo Davide. Io faccio così. Sarebbe fare nome e cognome di questi proprietari e dire abbiate il coraggio di venire allo scoperto e di spiegare pubblicamente, oltre alle frasi dette all'agenzia eccetera, perché non avete affittato la vostra casa a una famiglia gay. E io sono sicuro che questi proprietari qui avranno paura di dirlo, ma bisogna convincerli a fare. Però io non capisco, non ti seguo Alessandro, quando tu dici che questa cosa qui è creata, che ne so, dalla Meloni, da Vannacci, non c'è un clima diverso, tu non sei minacciato ogni giorno per strada, puoi fare il cazzo che ti pare, dai. Tu quanti anni hai? 57, quasi 58 a settembre. Io ho 62, quindi voglio dire, ho vissuto dei periodi storici dal 77 in poi. E allora? Di lotte. Questo che periodo è? Nei confronti dei diritti. Questo è un periodo, stiamo tornando a un momento storico, dove c'è un certo clima, un certo modo, la polarizzazione, da destra a sinistra, dove non esiste un dialogo. Cioè tu dove ti senti minacciato, senti minacciato nei tuoi diritti, quali diritti? Senti minacciato per il fatto che qualcuno ti può aggredire per strada o ti può mettere le mani addosso in quanto gay? Sì, ma dai, sì. Ma perché? Ma scusami, perché ultimamente... Ma non ti è successo però, non ti è successo. Scusa, ma però se tu dici che i gay non sono normali... Allora, ma guarda, i gay non sono normali, c'è un signore che è deputato che dice che i gay non sono normali. Sì, ma lui dice che non sono normali perché sono di meno, sono anormali statisticamente. Ma è un artificio retorico, è un artificio Alessandro, la Meloni è omofoba, secondo te la Meloni è omofoba? No, perché all'interno ha molti gay e molti gay votano anche Fratelli d'Italia, ma perché è interessante. Allora anche chi è omofobo in Italia? La Lega, chi è omofobo? No, La Lega, Vannacci e tanti altri che sono all'interno di Fratelli d'Italia, che in questo momento si sta dando così un clean, capito? Un'immagine più clean per entrare all'interno anche di Secondo te la parola frocio si può usare o no, la parola frocio, oppure un insulto, per esempio? Ti spiego, è un po' come nigga. Tra le persone di colore nigga viene utilizzato tranquillamente e non è per loro un problema. Se viene utilizzato da un bianco nei confronti di un nero è un problema. Stessa cosa, se tu mi dici frocio in maniera poi ovvio scanzonata, nel senso che io ti conosco e so che me lo aspetta, ma se tu per strada mi dici frocio, no.
Ma tu e il tuo compagno vi chiamate un po' froci ogni tanto con qualche altro? Ma che senso ha? Quando io parlo di lobby frocia, per esempio, di lobby frocia, non è che qualcuno mi può accusare di omofobia, dai, su, io parlo di lobby frocia per dire la lobby LGBT. Ma perché fa parte del tuo mestiere dire queste cose? Perché sei un provocatore nato? Ho capito, ma io non lo dico con odio. Non ci può essere il tribunale. Ti consiglio di non andare in tribunale con i proprietari di casa che non ti hanno denunciato. Allora, quei proprietari di casa, io sono disposto a fare questo, quei proprietari di casa vanno individuati, poi va comprato e io contribuirò, darò una mano a questo amico che ha telefonato, lui al suo compagno, contribuirò con i miei soldi a fare sulla pagina del giornale della Gazzetta di Modena, quello che è, la foto di queste persone, di questa famiglia, che ha deciso di non affittare la casa a un'altra famiglia straordinaria. La caccia all'uomo. La foto. Semplicemente io voglio comprare uno spazio a pagamento sul giornale della Gazzetta di Modena e mettere le foto di queste persone che non hanno affittato agli omosessuali. La signora Anna da Roma me ne sta dicendo. La signora Anna da Roma è una stronza che cosa come dice al Anna solito non ha niente da fare, niente da fare. Fa ogni volta a telefonare Anna da Roma o a essere presente? Sono curioso. Smettila di dire che due froci sono una famiglia. Lui lo prende. Lo prende dietro, diciamo, e noi vannacci siamo medievali, sto frocione, ma dove l'avete pescato questo, eccetera eccetera. Ora la signora Anna... che carina, grazie Anna, I love you. ti ospito al prossimo Gay Pride a Roma. Ci vuoi parlare, Alessandro, ci vuoi parlare o no? Parliamoci. Chiama la signora Anna, però la signora Anna ha un carattere particolare, è una brava persona, non sopporta gli omosessuali. Ma che vuol dire? Anche Kepler sarà stata una brava persona durante la giornata, anche Goebbels, anche Himmler, anche Priebke ha detto tanti buongiorno e buonasera a tante persone durante la giornata. Grazie Davide. Priebke, quando andava al bar a Roma, andava sempre in un bar a Roma, Eric Priebke, e diceva grazie, tagliavano il caffè. Grazie. Dopodiché ha fatto le fosse ardeatine, però prima, perché però grazie lo diceva quando gli davano il caffè a questo stronzo figlio di un cane. Adesso non vorrei fare a proposito dei nazisti, nello sterminio dei campi di concentramento, il famoso triangolo rosa, c'erano molti che lo sappiamo. Anna, bravo. Dimmi che c'è. Beh, Anna, che c'entra, però che c'è Anna, dimmi che c'è, che c'è? No, comunque veramente dove avete pescato? Ho detto una serie di cazzate. Quali sarebbero? Allora, omofobia vuol dire avere paure. Stai zitto che stai a diventare frocio pure tu, che non vuoi le foto delle zingare, però vuoi mettere le foto di quei due che non vogliono i froci dentro ma casa. Tu se avessi una casa da affittare, l'affitteresti ad Alessandro Manfredini? No, assolutamente, perché figurati, io sono cattolica, è solo il pensiero che due uomini si inculano l'uno con l'altro, io ma a casa mia non li voglio, cosa assolutamente. Fanno a casa, ma che te ne frega? Sai, tu che ne sai? Il tema non sussiste perché non hai neanche soldi per piangere. Ma come che me ne frega? Il tema non sussiste. Che non vuoi mettere le foto delle zingare, però vuoi mettere le foto di chi non vuole affittare i froci. Perché se tu avessi una casa e sapessi che Alessandro e il suo compagno vogliono andare a Roma, a casa tua, perché non gliela affitti? È una brava persona, hai il reddito sufficiente per pagare. Non me ne frega niente, io affitto a chi voglio. Io voglio una famiglia, uomo, ma che te ne frega? No, me ne frega, perché il solo pensiero che dentro casa mia fanno le zozzerie a me fa schifo. Vabbè, quelle sono mura mie. Alessandro, rispondi, capito? Ad Anna da Roma, se vuoi rispondi. Ma guarda, ma rispondo tranquillamente. Le dico questa cosa, signora, buonasera, è piacere di conoscerla. Le faccio presente che per legge le famiglie costruite con dei figli sono che sono insolventi nei confronti degli affitti. Per portarle fuori da una casa possibile, perciò quello che voglio dire è molto più facile. Ma lei ne fa una questione morale, non una questione di soldi. Lei dice io non voglio gente che fa sesso. Io voglio una famiglia. Ma guardi, poi mi questo, fate anche ridere quando dice Giuseppe. Ma lei che ne sa di cosa fanno a casa sua? Questo. Magari una famiglia tradizionale c'è il padre che si porta a letto il gatto, ma che c'entra? Infatti. Allora Giuseppe, questo è la cartina tornasole di quello che dicevamo prima, ovvero sono usciti dalle fogne
questi personaggi, ovvero persone che hanno questa mentalità, dicono di essere cattoliche, ma essere c'erano cattolici, anche prima. Io sono agnostico. L'essere agnostico, lei deve dare comunque conto a Dio per le porcherie che fa. Un giorno darà conto a Dio. Io non conto, non esiste Dio, una favoletta che hanno inventato anni fa. Anch'io sono ateo, però come la Torah e come tutte le altre cose. Sono cose, scusami Davide, però sono favolette. Allora in Grecia l'omosessualità era una cosa. Beh, dai. È un grande ateo come me, Manfredino è un grande ateo come me, però io me ne fotto, io rispetto tutto. Beh, vabbè, ma anch'io, però voglio dire, posso dirlo che sì, è una cosa che qui si può dire tutto, per carità di Dio, qui si può dire tutto. Lasciamo stare le favolette, sono favolette per lei, dopodiché ciò non toglie il tema che si affitta a tutti. No, vabbè, dai, Davide, era solo per anche il Mein Kampf. I libri sono la più grande cosa bella del mondo, ma anche la cosa che ha rovinato il mondo. Che c'entra? Che ha detto Anna? Il culo. Cioè, il la culo. Cosa più bella ma del se, mondo per Anna, lui è il culo. Anna, ma l'ultima cosa che ha detto cos'è? Lei ha letto un romanzo Harmony, l'ultima cosa? Ma la smetta, no, io non ho mai letto i romanzetti. Lei li fa, ha letto col suo porco. Mi dica, qual è il suo autore preferito? Il suo autore preferito qual è? Pullman. Pasolini, Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, un signore che è morto. Che avrei scommesso, il pedofilo. Ma quale pedofilo? Sei impazzito. Ma come ti permetti? I più grandi intellettuali italiano del Novecento. Esatto, signora. Ma come ti permetti, Anna? Vergognati. Si sciacqui la bocca. Giù. Anna, ti devi vergognare. Non c'era nessuno. Hai dato del pedofilo a Pasolini. Vergognati. Pelosi abitava vicino a casa mia. Era un bambino. Cosa c'entra che era vicino a casa sua Pasolini? Che cazzo c'entra? Fermi tutti, ragazzi. Posso dirvi che per il livello di questa discussione farai non ridire Kurt Lerner. Questo ve lo voglio dire. Sì, può essere. Il livello di questa discussione. Grazie Alessandro. Ti abbraccio. Grazie. Ciao cari. Avanti tutta. Ciao. Grazie caro. Con il buono del paese.